Ospite, lo presento subito, si tratta di Roberto Sampaolo, qui siamo a Porto Recanati perché è consigliere comunale di Porto Recanati con delega al commercio e SUOP. Ma vediamo subito di salutarlo. Buonasera Sampaolo. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci ritroviamo qui perché abbiamo fatto una serie di interviste che hanno smosso un pochettino di nuovo l'ambiente a Porto Recanati intorno soprattutto a questa giornata della Notte Rosa che dovrebbe cadere il 29 giugno, giorno clou un po' per l'estate, un po' per tutti, anche qui per Recanati, ma che ha trovato un certo momento la spiacevole sorpresa che, di sapere che, almeno da parte di Porto Recanati, ma penso che la sorpresa sia anche da parte del comune di Sirolo, che appunto anche a Sirolo si svolgerà in quel giorno la Notte Rosa. Intanto vi siete più sentiti con il comune di Sirolo e poi dopo parleremo anche di questo cambio di gestione, diciamo così, della Notte Rosa da eventi live ai Solani Spettacoli. Non ci siamo sentiti, anche perché loro sono impegnati con le elezioni e mi sembra che questa manifestazione del 29 di Sirolo abbia il patrocinio, però come comune non ci sono atti, non c'è niente, quindi non so come l'hanno sviluppata, insomma. No, capito. Allora andiamo a vedere un po' la Notte Rosa che si svolgerà a Porto Recanati. Lei sa che c'è stato un po' di polemiche sollevate soprattutto dai banchi dell'opposizione, polemiche che riguardano il passaggio, diciamo, delle consegne da eventi live di Russo, che ha portato avanti questa iniziativa mi sembra per circa 8 anni, a i Solani Spettacoli, e questo passaggio è contornato da dubbi, da alcuni aspetti che andrebbero chiariti, dicono appunto alcuni esponenti dell'opposizione, fra cui Bianchi e Michele di Città Mia, che abbiamo appunto interpellato poco giorni fa. Allora, questo passaggio come è avvenuto e perché? Guardi, la Notte Rosa, devo ritornare un po' indietro se sì, me lo permette, sì, come no. Nel 2012 è nata, allora io ero assessore al commercio, c'era l'amministrazione Ubaldi e venne chiamato da l'ufficio turismo che c'era un impresario che poi era nei Russo che voleva organizzare qualcosa, una Notte Rosa, soprattutto un evento con i commercianti. Sì. Insieme a Luca Cossini, che era l'allora presidente della Consulta, e lo stesso Nino Russo, ci siamo mossi rapidamente perché l'iniziativa ci sembrava buona. E abbiamo cominciato con questa Notte Rosa che i primi 2 anni è stato un successo enorme, una fatica enorme perché ci vogliono molti sponsor e tutto il resto. Dopodiché già dal 2014, con l'ingresso della nuova Consulta del commercio, c'era qualcuno che chiedeva un cambiamento che è stato sempre chiesto dai commercianti. Io le porto alcuni esempi pratici, anche perché le cose che dico sono vere non perché le dico io, ma perché stanno agli atti, ci sono verbali, ci sono delibere. Nel 2014 si riunì la Consulta del Commercio e esattamente il 27 gennaio e chiesero proprio di interpellare altri impresari, cioè chiedere altri preventivi. E il bello, non voglio fare assolutamente polemica su questa in questa intervista, che furono proprio coloro che partecipavano aderenti al Centro Commerciale Naturale, uno dei promotori fu Fiaschetti, e che chiesero proprio di mettere i Solani, quello che è avvenuto in questo momento. Arrivarono tutti questi preventivi, furono 5, ma alla fine il problema qual è? Che l'unica ditta che andava a prendere i soldi dai commercianti era Eventi Live, gli altri volevano essere pagati ma non andavano a riscuotere gli sponsor, non andavano a prendere gli sponsor. A questo punto per vari anni così è stato,
con i commercianti che ci chiedevano di cambiare, non ultimo nel 2017 mi presentarono un certo Rossi che è sempre nell'ambito degli spettacoli e andammo avanti sempre così. Quest'anno, non essendoci più un'organizzazione come Porto Recanati è, formata da commercianti che si sono dati molto da fare in questi due anni per il commercio portorecanatese, in primis il presidente Emanuele, che ringrazio sentitamente per quello che ha fatto, ci siamo ritrovati a dover organizzare questa manifestazione come comune e abbiamo deciso di cambiare un po' anche il format, perché era un po' scaduto. Il format è un format diverso, quindi abbiamo voluto anche cambiare chi organizzava questa manifestazione, proprio perché per dare uno slancio nuovo a questa serata. Non ho capito. Ma qui nel mezzo diciamo così di queste fasi più o meno concitate che si sono registrate intorno a questo cambio di guardia, no, verto un po' tutti gli interrogativi che vengono posti. Uno di questi è: per quale motivo non avete deciso di mettere a bando eventualmente l'organizzazione e gestione di questo evento? E avete invece scelto direttamente la società che lo gestisce? Abbiamo scelto la società che prima di tutto quest'anno è a più mani, come aveva detto già l'assessore Sabatini, nel senso che ci sarà chi cura la parte spettacolo, chi cura la parte mercatini, occupazione suolo pubblico, track. Ci sarà l'altra parte che gestirà il villaggio dei bambini e gestirà il comune, mentre invece gli altri anni tutto questo lo faceva Navio Russo. Noi abbiamo voluto, cioè c'è stata questa proposta di Isolani, che abbiamo ritenuto essere soddisfacente per quanto riguarda gli spettacoli, e abbiamo voluto provare a cambiare la situazione. D'altronde si tratta di tre palchi, Isolani si occuperà dei tre palchi e di altri piccoli spettacoli di intrattenimento che ci apporta Recanati, mentre tutto il coordinamento rimarrà al comune. Quindi abbiamo voluto provare, perché è un format diverso, una situazione diversa, anche perché Isolani per la prima volta ha deciso anche lui di mettersi in gioco e di andare a prendere gli sponsor, cioè di andare a riscuotere le quote di sponsor come faceva Navio Russo. Quindi ci sarà la partecipazione, diciamo così, perché mi ricordo, almeno da quello che ho sentito e ho letto, che nella vecchia gestione i commercianti avevano partecipato con mettendo una quota a parte sino ad arrivare a una cifra sostanziosa di circa 10.000 euro. Sì, i commercianti come sempre faranno la sua parte, anche l'altro giorno sono stati dei commercianti che hanno voluto manifestare sui giornali la propria vicinanza alla serata, imprenditori e lavorare, quindi gli sponsor ci saranno sempre, il comune farà la sua parte. Dall'altra parte abbiamo trovato anche uno sponsor come la Teor, che darà 10.000 euro per tutto quello che riguarda la parte pubblicitaria, e quindi anche quest'anno gli sponsor saranno presente, anche perché il comune da solo non può fare una manifestazione così, perché è una manifestazione abbastanza onerosa, insomma. Sì, perché inizialmente si diceva che questa iniziativa degli eventi live di Russo costava circa, avevano messo in preventivo un budget ogni anno di circa 50.000 euro, no? Sì, io qui davanti ho tutti i resoconti che loro hanno fatto negli arco degli anni, e hanno sempre rendicontato intorno ai 43 mila euro. Di questo una parte dava il comune, una parte loro prendevano dagli sponsor, diciamo dai negozianti, ecco, da questi sponsor balneari e negozianti, e altri sponsor che potevano essere i track, tutta roba del settore alimentare o roba varia. E quindi noi abbiamo sempre contribuito. Volevo dire che ho sentito che dicevano che Navio Russo
ha preso meno soldi di quelli che diamo adesso. Io ho tutti gli anni, diciamo, la contribuzione che il Comune ha fatto tutti gli anni, e devo dire che l'anno scorso, su richiesta di Porto Recanati, abbiamo aumentato da 12.500, perché io parlo compreso IVA, perché per il Comune è un costo l'IVA, non si può portare in detrazione, e siamo arrivati a 14.000 euro. 14.000 euro li abbiamo dati l'anno scorso, che c'era Nevio Russo, 14.000 euro daremo anche quest'anno. Ah, quindi diciamo che già dall'anno scorso che voi avete aumentato la contribuzione, sì, perché si era fatto capire invece ultimamente dalle interviste che i 14.000 euro li sganciate quest'anno. Il buon politico dovrebbe leggere bene le delibere, cioè l'anno scorso noi abbiamo dato praticamente 4.900 euro a Porto Recanati, abbiamo dato il settore commercio, perché è quasi in capo al settore commercio, diciamo, perché è ritenuto una festa commerciale, anche se partecipa il turismo, perché naturalmente è anche turistica alla fine. 4.900 euro a Porto Recanati è come contributo, 6.100 euro per le luminarie e il restante per la SIAE, per un totale di 14.000 euro. Quest'anno daremo 8.200 euro, circa 10.000 euro a Isolani, compreso IVA, 10.000 euro perché lui ci deve fare fattura, ma sono comprese le luci, la SIAE e i carabinieri in congedo che vengono da altre parti, ce la colliamo noi, quindi sono 14.000 euro come l'anno scorso. Ho capito. Senta, San Paolo, lei parlava prima di un resoconto di circa sui 42.000 euro che avrebbe speso l'Eventi Live, sì. No? Ecco, quest'anno l'evento sembra che si possa fare con molto meno, con 28.000 euro, da quello che ho capito. Com'è possibile? No. Quest'anno saremo sulla stessa cifra, perché se lei considera allora, 14.000 euro che dà il Comune, 10.000 euro che dà lo sponsor principale che è la Teor, siamo già 24, e quello che si riuscirà a raccogliere dagli sponsor arriveremo sempre a quella cifra lì. Ah, quindi 28.000 sarebbe quello che si accolla direttamente la società Isolani Eventi e Isolani Spettacoli. Sì, tutti i concerti, per la precisione. Per i concerti, per i quali poi magari troverà la stessa agenzia e gli sponsor per coprire le spese. Sì, comunque si aggirerà sicuramente sulla stessa cifra degli anni passati. Certo, per noi quest'anno è molto più difficile, perché Eventi Live aveva uno storico, Eventi Live sapeva muoversi abbastanza bene sul discorso degli sponsor, perché l'ha fatto per anni. Quest'anno si inizia tutta una fase nuova, che però speriamo che vada bene, senza problemi, senza polemiche, senza niente, insomma. Beh, allora speriamo tutti, anche per Porto Recanati. San Paolo, per le penali, si è molto detto delle penali, queste da chi verranno eventualmente verificate? Guardi, le penali sono state messe, se non erro, circa 3 anni fa, perché lo hanno richiesto gli uffici. I caposettori hanno detto che per legge bisogna mettere una forma di tutela, farlo. Quest'anno il capo settore commercio, che è la dottoressa Fermani, ha fatto la delibera e ha scritto sulla delibera che determinerà le penali con una determina proprio, che mi sembra stia facendo questi giorni. E è una forma di tutela che il Comune deve avere, da quello che mi dicono i tecnici, per legge. Cioè, uno non si presenta e noi mettiamo a bramare tutta la serata, e che facciamo? Rimaniamo senza col cerino in mano, ha capito? Quindi è stato messo non certo per Eventi Live, ma viene messo da adesso in poi per tutti, anche Isolani, la Teor o chi collabora con noi quest'anno avranno le penali. Se non dovessero rispettare quello che era nel capitolato, dire. Se no, voglio dire, non è che possiamo rimanere con il cerino in mano senza fare niente, ecco. Ho capito.
San Paolo, visto che lei è assessore appunto al commercio, mi permetta di fare una domanda che adesso c'entra, diciamo così, di sfriscio, di traverso con la notte rosa. Qui a Recanati noi soffriamo molto di una crisi del commercio, soprattutto nel centro storico. Porto Recanati ha avvertito un po' un calo dell'attività commerciale in termini di affari? Senz'altro. Porto Recanati ha avvertito anche bene, anche perché adesso con l'avanzare dell'e-commerce, con gli affitti, che purtroppo sembrerà una cosa stupida, ma nonostante la crisi non scendono gli affitti dei negozi, chi affitta il negozio vuole sempre avere quella porzione, è chiaro che anche qui si è sentita la crisi, è una crisi naturale. Noi cerchiamo, ci sono state anche qui delle polemiche sul fatto dei mercati, mercatini e roba varia. È chiaro che per esempio Recanati, so che avevano in mente di spostare il mercato, ma i commercianti del centro si rifiutano perché è quella la giornata forse che incassano più di tutti. Da noi il mercato è visto da qualcuno invece come una cosa contraria, un momento di concorrenza, di fastidio, di concorrenza, diciamo. Ma secondo noi non è così, anche perché alcuni commercianti giustamente dalla loro parte si lamentano, altri dicono che fanno dei buoni incassi il giovedì d'inverno, adesso per esempio l'abbiamo trasferito giù al mare e già subito qualcuno mi ha fermato che c'era pizzeria e ristoranti e mi ha detto qui non si fa più una lira perché l'avete portato giù al mare, cioè dopo è molto difficile perché il commercio è molto variegato. Noi cerchiamo di fare del tutto per attirare persone a Porto Recanati e far sì che i commercianti lavorino, ma è chiaro che non è facile in questo momento. Ho capito, lo so, non è facile, ma questa difficoltà si è notata anche con la chiusura di alcuni negozi oppure no? Sì, il fatto che a Porto Recanati questo corso che di domenica si riempie a molti fa pensare che ci siano affari d'oro, quindi molti sono invogliati ad aprire. Dopo le attività, ci sono le attività lampo che aprono e chiudono, però è un continuo aprire e chiudere di alcuni locali, gli storici cercano di resistere, è chiaro che qualche attività ha chiuso, ma adesso vedo che per l'estate stanno riaprendo altre attività. Perché Porto Recanati, sa, questo passeggio, queste persone che vengono sembra invogli un pochettino ad aprire questi locali, però siamo in un momento di grossissima difficoltà, anche perché i centri commerciali fanno una guerra spietata e ce ne abbiamo 4-5 proprio alle porte, quindi insomma non è semplice. Sì, è pure vero che però niente può sostituire il fascino di un shopping fatto in una città attraverso i marciapiedi con il sapore del mare a due passi rispetto a un centro commerciale che in cui entri dentro. È molto importante perché il mio sogno era quello di poter fare la copertura dei marciapiedi. Sembrerà un'utopia, io avevo cercato anche di vedere, e non è detto che non lo faccia, un concorso di idee con giovani architetti e trovare dei fondi per coprire i marciapiedi del corso e far diventare, ci sono in 2-3 città europee mi sembra, e di far diventare un centro naturale commerciale all'aperto. Questo non è detto che non possa venire, certi costi sono notevoli, però attualmente e aumentare anche un po' il livello qualitativo dei negozi, perché se tu hai tanti negozi che vendono roba a poco prezzo è chiaro che non invogli quello che vuole spendere. Bisognerebbe avere anche delle marche, delle ditte di un certo tipo che possono portare gente un po' più danarosa, che possano spendere anche dopo in altre cose, insomma. Questo è il mio sogno, ma sarà estremamente difficile visto le casse comunali e visto le finanze pubbliche.
Sì, perché sennò alla fine allora uno compra la comprare e finisce lì, se non c'è anche qualche prodotto, diciamo così, di un certo peso, di un certo... Ma già gli ambulanti, i nostri ambulanti, già cominciano a presentare già dei prodotti che possono differenziarsi da quelli, ad esempio, cinesi, che sono di facile smercio. La domanda è questo, che io mi ricordo, avevo il mercato proprio di fronte a casa, una volta si andava al mercato per risparmiare. Appunto, adesso abbiamo dei negozi che vendono la stessa roba degli ambulanti, quindi diventa difficile anche per il cliente andare sempre in quel negozio quando può trovare anche sulla bancarella. Quindi ci vorrebbe un aumento di qualità dal negozio fisso, cioè di vendere cose un po' più... Certo, Porto Recanati non è Milano, non è Roma, quindi è sempre un paese di 12.500 abitanti, anche se d'estate facciamo parecchi i numeri, però ecco, d'inverno è molto difficile attrarre grandi marche. Benissimo, allora speriamo, la salutiamo con la speranza che questa notte rossa possa andare bene quest'anno, 29 Io giugno. Sono convintissimo che andrà bene e spero che vada bene anche quella di Sirolo, perché c'è spazio per tutti in queste manifestazioni e non è detto che non possa diventare anche come avviene nella Riviera Romagnola, dove tutti i paesi si sono associati per questa notte rosa famosa, e anche da noi possiamo fare la stessa cosa. Benissimo, con questa speranza ci salutiamo, buon fine settimana. Grazie, a San Paolo, e a presto allora. Grazie, arrivederci. Ci vediamo, buonasera.